Buongiorno amici, approfitto di questo lungo viaggio in treno che sto andando a Fossano per una conferenza per aggiornarvi su un po' di cose che devo dire mi hanno abbastanza sconcertato. Allora, come sapete, ormai da più di 2 anni sono sotto attacco continuamente da parte di un soggetto fortemente squilibrato che si chiama Mirko Zeppellini, che è il soggetto che si nasconde dietro la sigla M-Team. Sappiamo che è un truffatore seriale, io ho contribuito a smascherarlo, anzi sono la persona che ha trovato la sua reale identità e in base poi a quello si sono sviluppati tutta una serie di procedimenti penali. Uno di questi peraltro si è incardinato e a breve sarà un processo per truffa aggravata ai danni chiaramente a carico di questo soggetto, di questo Mirko Zeppellini, che è M-Team e un suo complice. Ma sono sotto attacco ormai con una campagna persecutoria ossessiva, sostanzialmente quotidiana, da circa 2 anni. E ieri sono stati pubblicati degli audio privati di una conversazione privata tra me e lui nell'epoca in cui, e parliamo di 4 anni fa, c'era ancora una collaborazione, perché lui si era accreditato come collaboratore molto stretto dello studio Bernardini De Pace, quindi all'epoca stavamo collaborando su una serie di questioni legate a indagini tecniche per la protezione del copyright di importanti aziende italiane. Morale, sono stati pubblicati degli audio di questa chat privata, chat tra me e lui, quindi dal punto di vista, diciamo, delle mie condotte non c'è nulla di penalmente rilevante. Del resto immagino che ciascuno di voi amici, quando colloquia privatamente, può anche dare dei giudizi, delle opinioni personali, anche magari taglienti su certe situazioni, per carità, non metto in dubbio. Sicuramente sono audio che fanno parte di quella chat, che peraltro io ho e a questo punto produrrò ovviamente integralmente nella prossima denuncia che depositerò nei prossimi giorni, sempre per integrare tutte le condotte che aggravano sempre di più le condotte persecutorie ai miei danni, col chiaro obiettivo di stigare odio nei miei confronti e spingere qualche squilibrato che li segue a farmi del male, perché poi è questo fondamentalmente il progetto di questo signore. E io rappresento il suo problema più grande, perché sono riuscita a smascherarlo, sono riuscita a fare in modo che molte madri che lui ha truffato, madri di ragazzi morti in circostanze tragiche, che lui ha cercato in tutti i modi di sfruttare economicamente, lucrando sulla loro disperazione, si sono finalmente risvegliate. Nella lunga diretta che ho fatto ieri sera, alcune di queste madri hanno proprio reso la loro testimonianza ringraziandomi e soprattutto segnalando la gravità delle minacce e dei tentativi, diciamo, di manipolazione che hanno subito da quest'uomo, che si è approfittato del loro dolore in maniera veramente bieca. Ieri è intervenuta la madre di Matteo Iozzi, la signora Giusy Campioni, e sono stati pubblicati chiaramente con la sua autorizzazione una serie di post della madre di Giulia Di Sabatino, perché naturalmente sono tutte madri che lui ha tentato di truffare, che adesso, e molte altre insomma, mi hanno contattato privatamente dimostrandomi e confermandomi che lui ha per me un'ossessione devastante, incoercibile, terribile. Ma veniamo ai fatti, diciamo, che sono accaduti ieri. La pubblicazione di questi audio, peraltro ripeto, audio che fanno parte di una chat privata e di cui è chiaro, cioè basta anche tagliati e incollati, perché voi non avete letto quello che ho sentito, quello che diceva lui, delle persone di cui si stava parlando. All'interno di questi audio ci sono alcune mie valutazioni, ripeto, in una chat privata, che riguardavano Francesca Barra. Oggi leggo un post gravemente diffamatorio da parte del suo compagno marito, non ho ben capito, l'attore Claudio Santamaria, che per carità io posso anche comprendere che certamente sentire quegli audio su di loro, su Francesca in particolare, sui miei dubbi su una serie di situazioni possa essere stato spiacevole, questo non lo metto in dubbio, ci mancherebbe altro. E sono valutazioni personali, private, quindi tali rimangono, insomma. Ma quello che non comprendo è come è possibile che due persone, peraltro insomma la Barra è una giornalista di lungo corso, Santa Maria è certamente una persona che ha strumenti culturali sicuramente di alto profilo, non comprendano che si trattava di una chat privata e che quindi dare spazio a quel tipo di contenuti, potevano tranquillamente chiamare me, dirmi quello che pensavano, e per carità ci stava pure, ma dare spazio e pubblicare questi contenuti non ha fatto altro che in realtà assecondare ulteriormente la campagna persecutoria di M-Team. Quindi peraltro il buon Santamaria, proprio nel post che fa su Instagram, chiaramente legato a istigare più odio possibile nei miei confronti, lo dice che si tratta di audio privati e scrive anche che non vuole entrare nella questione giudiziaria, però di fatto contribuisce ampiamente a creare una campagna d'odio intorno a me, pur sapendo per sua stessa missione che si trattavano di audio privati,
che sono stati divulgati nell'ambito di una campagna persecutoria e che ovviamente sarà tutto quanto indicato nella prossima denuncia che depositerò nei prossimi giorni. Ecco, quello che non comprendo è questo, cioè sinceramente in un contesto di questo tipo, visto che lui sa benissimo che si trattava di audio privati, poteva tranquillamente confrontarsi con me, non credo che sia difficile trovarmi, anziché a sua volta scrivere un post fortemente diffamatorio nei miei confronti, quindi chiaramente sta già al vaglio dei miei legali, perché quello invece è diffamatorio, non è una conversazione privata, e di conseguenza spingere una serie di persone che mi hanno già contattato e che mi hanno a vario titolo insultato e anche minacciato, solo perché ho esternato in una chat privata, ripeto, una chat privata tra me e questo Mirko Zeppellini, che all'epoca si faceva chiamare John Peschiera, delle opinioni personali, come facciamo tutti i giorni nelle nostre chat private con i nostri amici e magari anche a volte riservando dei giudizi taglienti. Per carità, ripeto, posso ben comprendere sul piano personale che possa aver trovato fastidioso quello che ha sentito, questo non mi stupisce, ma proprio perché è consapevole che si trattava di audio privati, contribuire alla loro divulgazione in chiara chiave diffamatoria nei miei confronti, invece quella non è una questione personale e privata, è una questione che diventa anche decisamente interessante sotto il profilo penale. Ora io farò le mie valutazioni, visto che insiste anche con una serie di contenuti che sono ovviamente gravemente diffamatori nei miei confronti, e proprio il fatto che la sua consapevolezza che si trattava di una chat privata non lo esime chiaramente dai contenuti diffamatori che invece lui ha divulgato pubblicamente a decine di migliaia di persone. Volevo spiegarvi questa cosa perché mi dispiace molto di quello che è accaduto, ovviamente non dipende da me la divulgazione di questi audio, e vi posso dire che non c'è nient'altro di particolare, perché tutto quello che ha trovato effettivamente potevano essere queste mie considerazioni personali, assolutamente, di 4 anni fa peraltro, e che riguardano anche altri soggetti, peraltro soggetti che sanno bene come la penso su di loro, per cui non credo che saranno sorpresi ad ascoltare questi audio, ma al di là di questo, ripeto, poi ognuno si prende la responsabilità per le azioni che commette. Credo che in una situazione di questo tipo si poteva gestire in maniera decisamente più intelligente, credo, e sicuramente in maniera più mirata a preservare quelli che sono anche gli equilibri all'interno di certi tipi di situazioni. Io andrò per la mia strada, continuerò a fare le mie denunce, credo chiaramente che la giustizia farà il suo corso, ci vorrà del tempo perché naturalmente non sono cose velocissime, ma sono certa che farà il suo corso, e naturalmente ognuno poi si prende la responsabilità delle proprie azioni. Quindi era solo per spiegarvi quello che sta accadendo, purtroppo è parte di una campagna persecutoria che va avanti da oltre 2 anni ed è gestita e capeggiata da un soggetto gravemente psichiatrico, riconosciuto tale negli Stati Uniti, ritenuto incapace di intendere e di volere per una serie di truffe proprio a causa di un disturbo delirante gravissimo, mania di persecuzione e megalomania, e mi dispiace che alcune persone che sulla carta dicono di non voler partecipare a quel tipo di disegno criminale, poi in realtà di fatto prestano il fianco anche con contenuti assolutamente discutibili. Quindi vi saluto amici, ci vediamo presto, io sto andando a Fossano, sono in treno e quindi oggi ho parecchio da fare, ma nei prossimi giorni ci riaggiorniamo.